sono affusionata a questo genere di piaceri. È un gusto che non tutti capiscono. Godo a fare le sedute da dentista, a sentirmi ramanare i denti, a sentirmi strappare. E soprattutto godo a quelle belle trafitte che arrivano all'anno. Questo mi pare scusi una forma di degenerazione. Cerchi, mi dicono perfino di provata, ma io mi procuro una diretta per venire dal dentista. L'unica cosa che mi dispiace è che potrò godere di questi piaceri soltanto finché avrò i denti. Una volta per tutti, addio divertimento. Ma intanto ne approfitto. Sa come dico, godiamoci il mal di denti finché ci sono i denti, che un giorno la cuccagna sarà finita. Oh, che c'è? Una trafitta. Oh, che delizia. Beata lei. Lei non ha la passione del mal di denti. No, io ho il mal di denti, ma non ho la passione, purtroppo. E lei? Io, francamente, tutto questo suo entusiasmo non lo capisco. Se devo essere sincera, una vera e propria passione per il mal di denti non ce l'ho. Sì, sì, mi piace, ma relativamente. Non ci faccio una malattia. Ho frequentato parecchi studi dentistici, ma più per necessità che per diletto. Le dirò anche che io di solito ai dentisti mostro i denti. Ah, non sono affatto tenera con loro, non mi lascio intimidire. E davvero sono uno di quei tipi soggetti facili entusiasmi, pronti all'ammirazione, che davanti a un dentista stanno, come si dice, a bocca aperta. Tutt'altro, ce ne vuole prima che apra la bocca in quei casi. Certo, sanno fare cose straordinarie. Andate da loro per una cosetta da niente, sbrigativa, almeno così credete. Loro ti danno un'occhiata alla dentatura e scoprono tutto. Lì bisogna fare questo, poi giù quest'altro, mettiamo, togliamo, aggiungiamo e men che non si dica, vi tracciano un piano quinquennale. Parlano di ponti, contrafforti, armature di cemento, come vi dovessero costruire una città in bocca. Adesso poi fanno addirittura le bocche nuove. Una volta ci si contentava di farti strappare i denti volanti soltanto. Oggi non so se per desiderio del paziente o del dentista, ma di volta si strappare anche i buoni. E come? Quelle belle dentature delle vite, e sono quasi tutte artificiali, ma non come la vecchia dentiera, che i nonni la sera se la toglievano come per le scarpe e la mettevano in un bicchiere d'acqua, dove continuava a sorridere per conto proprio per tutta la notte, mentre il proprietario dormiva. Quelli di oggi sono denti fitti, tutto e per tutto simili a quelli veri. Per dare l'illusione perfetta, i dentisti li fanno in modo che facciano perfino male. Pare sia un'operazione poco dolorosa. Il fastidio maggiore si prova all'altezza della regione mammellare destra, al portafogli, perché sono cose da nipoti queste. Da gente che vuole i denti all'ultima moda e si può spendere molto o anche cambiare soltanto. Si possono avere denti d'estate e denti d'inverno, denti per cibi speciali, per pollo arrosto, per bistecca, per verdura, per banchetti o per picchianicche o per una semplice merenda, denti per campagna, denti per città, per sorrisi, per morsi, per mostrarli minacciosamente, denti da sera e denti da passeggio. Insomma, denti per tutte le stagioni, chi più ne ha, ne metta.
permette? No! Ricordo la ligatura di un dentista dove i pazienti, per ingannare l'attesa, giocavano lo schiaffo del soldato. Lo spettacolo era interessante, perché capita raramente di veder fare un gioco da una brigata composta soltanto di persone con guance gonfie che gemano nello spasimo del mal di tempo. Ah, la passione del gioco aveva talmente preso quei sofferenti che ogni volta che arrivava l'infermiera a chiamare qualcuno scoppiavano cori di proteste. No! Io ho conosciuti di dentisti. Oh, se ne ho conosciuti! Ne ho conosciuto uno, ad esempio, che nessuno pagava. Tutti andavano a farsi curare i denti a spago. Oh, io non capisco tutto questo gusto. Permette? No! Io ho conosciuto un dentista che non usava gli sterici per addormentare la parte, né i cloroformi. Appena il paziente era seduto nella poltrona, lui lo stordiva con un terribile schiaffo della faccia e poi lavorava indisturbato sul paziente esausto. Io invece ho conosciuto un dentista che stava tutto il giorno ad occhieggiare da dietro le persiane per vedere se venivano clienti, ma non saliva mai nessuno. I suoi assistenti si aggiravano nelle stanze deserte, stringendo le tenaglie con aria minacciosa. Dei dentisti! Che ogni volta che suonava il campanello, tutti correvano ai loro posti e si preparavano ad strappare dentro. Oh, ma che roba! Qualche volta il dentista adescava i clienti chiamandoli da dietro le persiane. E con il dito faceva segno di salire su. Per attirare maggiormente l'aria passante, faceva balonare le tenaglie in mano. Così! Una volta salì un tale. Aveva mal di denti? No, un incendio. Non saprei definirlo altrimenti. Quando dopo un'ora tornò all'aperto, aveva gli occhi del pazzo e mormorava: questa è un'associazione a delinquere, non è un gabinetto dentistico. Tanta strada ha fatto l'arte dentaria da quando per strappare un solo misero dente, magari cariato, il dottore pareva chissà che facesse. Il paziente un martiro, invece adesso tutti i denti via. Anche se sani, incisivi, canini, molari, del giudizio, sopra, sotto, il dentista li strappa tutti. E se gli capita sotto mano qualche altra cosa da strappare, nell'entusiasmo è capace di strappare anche quello. Ho conosciuto anche un dentista che... Faccia girare i periodici, dico lei. Faccia girare i periodici. Signori, queste riviste vetrate si possono trovare soltanto nelle anticamere dei dentisti. Io mi sottopongo a lunghe e dolorose cure unicamente per poter leggere questi periodici. E lei perché pensa che io vengo qui? Ho diritto anch'io di leggere, e poi si tratta di una educazione e sensibilità. Thank you.
applauso della vostra corosa accoglienza. Insomma, noi ci abbiamo provato a farvi divertire un po'. E... ci siamo riusciti? Ci siamo riusciti. Avete dato sicuramente, perché il fine è buono. Grazie e buona serata.